Eccoci qua. Allora, per chi vedrà il video in differita, mando un saluto adesso in questo momento e aspetteremo un po' qualche minuto finché non si affacceranno i primi partecipanti. Non so se l'orologio mio, non quello del cellulare, è preciso. In genere va avanti sempre di 5 minuti, un vecchio orologio a carica, non proprio tanto vecchio. E non so se sono partito troppo in anticipo o se sono in perfetto orario, però vedo che già due persone si sono sintonizzate con questa diretta. Non so chi sono, vedremo a un certo punto come si appaleseranno. Già quattro persone, aspettiamo ancora un pochino per la puntata di questa sera, per la lezione di questa sera. Spero che si senta bene. Se volete battere un colpo e dirmi se l'audio è buono, mi fareste un piacere. E se no, in caso io vado avanti. Se l'audio dovesse essere muto, qualcuno me lo dirà. Ciao Debora, ciao caro, non potrò seguire la diretta, ma vi auguro un'ottima lezione. Grazie Debora, grazie. Ti aspetto per la prossima occasione. Audio ok, grazie. Meno male che me l'hai detto. Grazie tante Debora. Ti chiamerò perché voglio sentire un po' come stai, come va la situazione, insomma. Adesso, magari domani se c'ho un momento, provo a farti uno squillo. Ciao Deborah. Eccoci qua, otto persone, nove persone, insomma. Chi c'è che conosco? Manuela Porro. Sei a Roma? Non si sa. Noi ti aspettiamo sempre al coro, eh? Ciao Deborah, ciao. Noi Manuela ti aspettiamo sempre al coro, perché ci manca quella componente sarda che dava tutto un sapore diverso ai nostri canti, alle nostre improvvisazioni. L'audio è buono, mi hai scritto, meno male. Allora, ragazze, aspettiamo ancora un pochino, aspettiamo ancora un pochino, mi siete spariti tutti. Vediamo se... Sì. Carla! Carla col fulmine, capi? Allora, questa volta non sono stanco come la volta scorsa, meno stanco. Si arriva la sera stanchi da giornate, piene di pensieri, di cose da fare, si corre sempre e non si capisce dove si va. Allora, vediamo un po', che faccio? Inizio, aspetto ancora 2 minuti. Aspetto ancora un po'. Vediamo, aspetto ancora un attimo. Avete qualche domanda nel frattempo da porre per quanto riguarda gli argomenti trattati in questa lezione? O addirittura anche se avete qualche domanda per quanto riguarda la lezione invece del ciclo di lezioni che stiamo facendo nel gruppo Baldassar Music, in cui dopo la lezione di ieri sera ho visto che tutti quanti ci avete bisogno di respirare, insomma, perché ho chiesto un feedback e tutti quanti volevano fare un approfondimento di tecniche di respirazione. E quindi Carla, che è in quel gruppo, dico, le faremo in qualche modo. Quindi mi dedicherò un pochino di più all'approfondimento di questo aspetto della respirazione. Quindi anziché cantare, respireremo insieme. Allora, vediamo un po'. Sei persone, non so se aspettare un attimo o andare avanti. Io aspetterei ancora un pochino. Vediamo un po' se vi intrattengo con qualche musica. Bello, vi racconto un aneddoto. Oggi sono andato in un negozio di cristalli perché da un po' di giorni mi è presa di guardare documentari sulle pietre ed è un mondo straordinario. Allora sono entrato in un negozio di cristalli e a un certo punto mi sono messo a parlare con la proprietaria che ha delle pietre bellissime. È uscito fuori che facevo il canto armonico, insomma lei voleva sentire questo canto armonico ed è straordinario l'effetto del canto armonico della tecnica a doppia cavità. Cioè, quando fai quella tecnica lì a doppia cavità, colpisci sempre. È incredibile la reazione che hanno le persone quando sentono la profondità di questo suono semplice, no?
Bene, bene, ho visto che quando inizio a cantare poi arriva un pochino più di gente. Dunque, la lezione di questa sera tratta l'argomento del mistero del canto gutturale e del linguaggio primordiale. Allora, il canto gutturale vedo che in questo momento sta interessando moltissimo, in particolar modo le donne, perché le donne riescono a produrre, ciao Maresa, ciao Antonella, ciao Anna Maria e ciao anche Elisabetta che ho visto prima. Allora, vado avanti, non vi saluto più, se no altrimenti mi interrompo e perdo il filo, perché ho questo vizio così di salutare le persone durante le dirette, mentre le persone entrano, chiara tesi, straordinaria. Allora, dicevo, mentre facevo lezione online la settimana scorsa, a Francesca Vannoli, il cognome non ho capito come debba essere pronunciato, a un certo punto abbiamo iniziato ad affrontare il canto gutturale, perché lei è rimasta molto colpita durante un seminario in presenza che abbiamo fatto di certe sonorità, di quello che gli muovevano dentro queste sonorità, e mi ha chiesto di spiegargliele, di insegnarle un po' come si ottengono questi suoni. Tra le altre cose le ho fatto ascoltare un po' di donne siberiane che fanno questo tipo di canto, e comunque è un tipo di canto che arriva molto in profondità, che tocca molto l'inconscio delle persone che lo ascoltano, anche se sono dei suoni che comunque, se noi andiamo a prendere, che ne so, delle persone magari non interessate a questo tipo di canto, potrebbero dire che sono dei suoni sgraziati, ma comunque in linea generale, da quello che la mia esperienza mi porta a dire, a valutare, è che avendo fatto sentire questo canto a diverse tipologie di persone, diverse estrazioni culturali, di sensibilità della gente, comunque un tipo di canto, per usare un linguaggio così detto un po' alla romana, ti attacca al muro, nel senso che colpisce, è una forma di canto così viscerale che colpisce. Ripeto, in questo momento sta interessando molto le donne. Non so bene adesso la motivazione, forse sono rimaste attratte quando sentono gli uomini che lo fanno, e a un certo punto lo sentono dentro di loro questo tipo di canto, e in effetti riescono a toccare tonalità anche più basse degli uomini, magari con un'udibilità diversa probabilmente, però no, probabilmente, insomma, è così, nel senso che l'uomo riesce ad avere una potenza vocale su questo tipo di suono tendenzialmente più forte, mentre invece le donne riescono a scendere su toni più bassi anche degli uomini, però con un volume più flebile. Allora, la cosa che io ho constatato negli anni di studio
In particolar modo mi è capitato dopo un concerto che ho fatto con un duo mongolo, che poi è un duo di un gruppo molto più grande, erano in due che erano venuti a Roma, il Rinaldo Romani di Akashica Strumenti Musicali, Akashica Giardino Sonoro, mi propose di organizzare un concerto a questi due mongoli di un gruppo che si chiama Cook Mongol. E ci siamo trovati nella Basilica di San Giorgio al Velabro a fare questo concerto. Io lo organizzai semplicemente perché, avendo un certo contatto con il mondo della voce, a un certo punto era abbastanza facile per me spargere la voce, dire che c'era questo concerto, e in effetti arrivarono un discreto gruppo di persone nella Basilica di San Giorgio al Velabro con standing ovation finale per questi due, Jesun ed Erka. E loro fecero il classico repertorio appunto mongolo e tutti quanti rimasero molto colpiti. Il classico repertorio mongolo, perché chi segue questo tipo di musica si rende conto che c'è questa specie di musica far west, quasi in qualche modo, no? C'è una sorta di musica far west, perché sarà il cavallo, cioè il popolo mongolo è molto legato ai cavalli, e quindi il ritmo della cavalcata in qualche modo ha influenzato anche il ritmo musicale, i ritmi musicali e certe sonorità. Quindi chi ha avuto modo di ascoltare i gruppi mongoli o anche alcuni gruppi tuvani, a un certo punto avrà riscontrato, ciao Maria, avrà, sì, ciao Maria, ciao Raffaella, avrà riscontrato questa similitudine. Sembra quasi una musica del Far West, soltanto che all'interno di queste sonorità ci stanno queste cose mirabolanti con la voce che loro riescono a fare. Allora, loro parlavano un po' il tedesco, questi mongoli, perché vivono in Germania. E quindi durante, già il tedesco insomma è una lingua particolare, però ho avuto modo di sentire il mongolo, perché arrivarono delle persone dell'ambasciata mongola di Roma e si misero a scambiare discorsi. Parlavano fra di loro, c'era un interprete, tra l'altro una ragazza bellissima, campionessa di kickboxing, quindi bisognava pure stare attento a come gli facevi i complimenti, se no temenava. E loro comunque hanno molto il mito della forza, sono un popolo comunque fiero di estrazione guerriera. E quindi sentivo come parlavano, e la loro lingua comunque era già piuttosto gutturale, c'era dei suoni gutturali, una lingua che per noi sarebbe incomprensibile, perché non credo che nella lingua mongola ci sia un suono che in qualche modo riporti alla lingua italiana. Cioè, se noi sentiamo qualche suono, qualche parola inglese, riusciamo a trovare, no, l'origine, diciamo, di una lingua che in qualche modo è stata influenzata dal latino, il francese, lo spagnolo e così via. Anche nel rumeno possiamo trovare queste assonanze con la lingua italiana, tutte lingue che sono derivate comunque in qualche modo dal latino, anche se la lingua italiana ha una terminologia che è addirittura più ricca di elementi greci che di elementi latini apparentemente. E invece quando vai a confrontarti con lingue, appunto alcune lingue slave o con le lingue appunto mongole, siberiane, degli Urali, non capiresti completamente nulla, non si capirebbe assolutamente niente. Quindi sono dei suoni che comunque di natura sono, appunto, è una lingua con parecchi suoni gutturali, come in parte anche l'arabo. Però l'arabo non ha sviluppato questo tipo di canto, mentre invece appunto le lingue mongola, tuvana, in qualche maniera, anche se il tuvano comunque è una lingua più dolce rispetto al mongolo, e è facile nella crescita delle persone a un certo punto produrre dei suoni gutturali. Noi nella nostra lingua non abbiamo suoni gutturali, a meno che non ci abbiamo la tosse, ecco. Quindi per noi è più complesso approcciarvi e comunque richiede uno sforzo maggiore. Allora, certe volte per cantare il canto gutturale può essere interessante imitare alcune lingue gutturali. Quindi andare come a costruire una sorta di gramlò che porti il nostro tratto vocale, il nostro organo fonatorio, a produrre nelle sue cavità già di per sé delle sonorità gutturali. Poi da lì il passaggio al canto può essere una cosa un pochino più semplice rispetto magari all'utilizzare un riferimento belcantistico.
Curioso ad esempio come si sia sviluppato in Sardegna una forma di canto gutturale, pure il sardo non essendo una lingua gutturale, se c'è ancora Manuela Porro mi correggerà se ho sbagliato, magari ci dice qualche cosa, e non ricordo nella lingua sarda dei suoni gutturali. Quindi però loro hanno sviluppato questo tipo di canto per imitazione degli animali. Hanno sviluppato questo tipo di canto per imitazione degli animali, tant'è che nel coro a tenore Savoche, spero di non sbagliare nella pronuncia, canta comunque con una vocalità di natura popolare portata molto in maschera e canta in sardo, mentre invece i tre accompagnatori, usiamo questo termine un po' improprio, simulano in qualche modo il suono della mucca, il suono della pecora, il suono degli animali, simulano, e per trovare queste sonorità gutturali, perché comunque nell'emissione magari del muggito, nelle lezioni precedenti che ho fatto di canto armonico, non so se anche in queste qua in diretta, perché poi io non me le vado a rivedere perché non mi sopporto, e non so adesso gli argomenti che ho trattato come li ho trattati, e certe volte mi si confondono con le lezioni online che faccio individualmente o anche con i seminari appunto che sto iniziando a fare come quello di ieri nel gruppo privato. Allora, penso che comunque anche qui abbia fatto presente che per ottenere un suono come il canto a doppia cavità, anche consigliato appunto da questi due mongoli amici miei che ho avuto modo poi di conoscere e di cantare insieme a loro, perché non so se c'è qualcuno che è stato già a quel concerto, che è stato a quel concerto, alla fine mi hanno messo in mezzo e mi sono messo a cantare con loro. Ho cantato con loro, ho ascoltato le registrazioni, nelle parti gutturali non vera differenza, mentre invece nelle parti di canto armonico acuto questi sono inarrivabili, sono dei marziani, non so come riescono a fare certi suoni così alti, è veramente impressionante il livello, l'altezza degli armonici che producono, la potenza degli armonici che producono, tant'è che qualche volta penso che loro siano in grado di tagliare le lamiere con gli armonici che riescono a fare loro, lì sono veramente imbattibili, però quando cantavamo nel Kargira, nei suoni gutturali, appunto chiamato in Mongolia, in Siberia è chiamato Kargira, è chiamata questa tecnica, e arriva, non sentivo una differenza fra la mia voce e la loro, eravamo veramente, sì, ci confondevamo molto insieme. Allora, loro ci cantano anche delle canzoni perché la loro lingua gli permette anche di parlare in quel modo lì. Con l'italiano ci può anche fare, però non è così, diciamo, immediato. Dunque, per prima cosa il consiglio che vi do è cercare di imitare la lingua mongola, ma voi probabilmente non l'avete mai sentita, cioè non tutti hanno avuto modo di sentire la lingua mongola, tranne Carla, perché so che c'ha delle corrispondenze con la Mongolia, Carla Bernabei, e quindi so che lei l'ha sentita la lingua mongola, no? Allora, ad esempio, anche nell'articolazione di un linguaggio, nell'imitazione di un linguaggio, avviene un fenomeno molto particolare di mimesi linguistica, se vogliamo. Allora, se io cercassi di parlare in russo, dobra vodka, dobra, poi tra l'altro ho mescolato con una lingua credo serba, perché dobra non è russo, ok? E vodka, comunque vodka è diventato internazionale, no? Ho cercato di imitare una lingua russa. E poi vabbè, non mi avventuro adesso a fare tutte quante le imitazioni del polacco, che comunque è un pochino diverso, basti pensare come dicono grazie in Polonia, che è dziękuję, è vero, quindi è una lingua che ha dei suoni comunque diversi, sono lingue slave, però hanno dei suoni completamente diversi, è dziękuję, è il modo di dire grazie in polacco, non, ma anche spassiba non è che sarebbe tanto diverso, no? All'orecchio nostro, quindi lì hai un determinate sonorità linguistiche, oppure se uno fa l'imitazione del tedesco, Raus, Klaus, vabbè, cose, roba da matti, no? Cioè Dario Fo magari faceva le imitazioni appunto dell'inglese, il gramlò dell'avvocato inglese, no? Poi abbiamo addirittura il gibberish, che è quell'altra tecnica che viene usata nel sufismo, che è una tecnica che ti permette di parlare in una lingua inventata e poter dire tutta quanta una serie di cose.
Allora, qui non ci troviamo proprio esattamente nel Gibberish, neanche poi esattamente nel Gramlow. Comunque, in qualche modo si va a ricercare la coniugazione di sillabe che vadano a ricordare una determinata lingua. Quindi, se ci troviamo con una lingua tipo il mongolo, sorprende loro, ad esempio, quando cantano le canzoni dedicate a Gengis Khan, come riescano a passare da questo suono e poi dire Gengis Khan. È veramente complicato, però è straordinario come loro riescono a farlo. D'altronde è la loro lingua. Però nel momento che noi lavoriamo su questo tipo di canto, no? In questo caso nel canto culturale, ma se noi lavoriamo anche nel canto indiano, o se lavoriamo anche nello stesso canto armonico, l'apporto sillabico è determinante, perché non pensate che il canto armonico che alcuni di voi studiano sia un canto piano, planus, un cantus planus, senza escursioni di altezze, un po' come il gregoriano in qualche modo, no? Quindi stai lì, fai... Nella via occidentale al canto armonico abbiamo comunque queste profondità, queste bellezze di suono, con suoni talvolta anche molto più belli, più puri di quelli che faccio io. Io sono un cantore armonico sporco, uno zozzo del canto armonico io. Quindi sono comunque un cantore molto ritmico, molto ritmico. E nel ritmo vado a ricercare comunque le differenziazioni timbriche e mi interessa che il suono della voce in qualche modo possa evocare un sintetizzatore, uno strumento elettronico, quando il sintetizzatore in qualche modo va a evocare le possibilità della voce umana, perché è stato comunque progettato da uomini e chi ha progettato quegli strumenti elettronici in qualche modo penso che nel loro uso si sia ispirato proprio alle possibilità della voce. Quindi già nel canto armonico, se cominciamo ad andare ritmicamente, chi ha fatto i seminari con me, che è presente qui, si è reso conto che è facilissimo passare da questo tipo di canto così piano, così liscio, anche a momenti ritmici che ricordano la musica techno. Quindi i filtri dei sintetizzatori che danno appunto questi inviluppi del suono, la voce riesce a essere un sintetizzatore straordinario e anche un didgeridoo straordinario. E comunque l'utilizzo delle sillabe è fondamentale appunto per scandire un ritmo, no? Come ad esempio noi non dimentichiamo mai quando cantiamo l'atto del parlare. Nel momento in cui noi parliamo, come sto facendo io in questo momento e come fate voi, c'è comunque una musica all'interno della parola parlata. Non c'è bisogno di vocalizzare necessariamente o di fare chissà che. Proprio la voce parlata ha una ritmica specifica che è data dalla metrica del discorso. Quando parlo di metrica del discorso parlo di una metrica spontanea, non della metrica classica, in questo caso della poesia classica, endecasillabo, ottonario, esametro, eccetera, eccetera. Sto parlando semplicemente della metrica espressa da un discorso corrente. Quindi c'è questa pausa, ci stanno dei significati che stanno sia all'interno delle parole, però il modo in cui vengono poste queste parole è molto importante, perché già è una musica che fa viaggiare il contenuto delle parole che arrivano. Allora,
Le sillabe che noi usiamo, le sillabe che noi usiamo all'interno del linguaggio parlato danno anche il ritmo della parola, e il ritmo della parola si trasforma in energia, e questa energia, che poi attenzione c'è dell'altro, questa energia e questo ritmo ci permette di mantenere viva l'attenzione di chi ascolta. Se è interessato, se è mal disposto, ti puoi anche stracciare le vesti, insomma, magari non ti ascolta. Però se una persona è mediamente interessata o riesce a catturare la sua attenzione, sicuramente anche con un uso consapevole della ritmica della lingua parlata. Nel linguaggio cantato, appunto, tipo il canto armonico, è fondamentale partire da questi elementi anche ritmici, che in qualche modo devono diventare nella loro sillabazione un elemento linguistico. Se noi spariamo delle sillabe a vanvera senza dargli un'importanza, queste sillabe, questo canto non avrà importanza, scivolerà come acqua nelle orecchie delle persone, da un orecchio entrerà e dall'altro uscirà. Potrà essere per un attimo, potrà catturare per un attimo, soltanto che voi dovete trovare all'interno delle sillabe che emettete nella mantrizzazione del canto armonico, dovete andare a trovare il significante. Cioè, nel senso che se noi stiamo, anche un esercizio interessante che fa tanto bene, no? Che c'era, adesso faccio, è tanto liberatorio, no? Chi era che mi ricordo come si chiamava, vabbè, insomma, comico Rocco Smitherson, vabbè, non mi viene adesso il nome, il figlio del giornalista famoso, Guzzanti, no? È tanto liberatorio quando faceva l'imitazione di quell'altro straordinario conduttore televisivo, che adesso mi sfugge il nome perché devo andare a pescare da altre stanze della memoria. In questo momento sono parlato da un altro spirito che non è quello, diciamo, dell'attualità o della storia contemporanea recente. Allora, dicevo, nel momento in cui noi proviamo a parlare, no? Cioè proviamo a inventare un linguaggio che sia fatto di sillabe senza significato, però se noi pensiamo che sono sillabe senza significato, queste sillabe saranno senza significato, cioè dobbiamo sempre preoccuparci, Funari, bravissima, di grandissimo Funari, a me piaceva moltissimo, faceva tanto ridere Funari, ma non solo ridere, lo trovavo anche interessante per tante cose. Dicevo, le sillabe, se noi cominciamo a parlare ad esempio, Provateci e ditemi che sensazione vi dà nel momento che voi provate a sillabare in questo modo. Allora, io a un certo punto me ne sono andato quasi in Africa, me ne sono andato, perché si viaggia tantissimo quando si ricerca all'interno del linguaggio ed escono fuori sicuramente degli elementi primordiali del nostro essere, no? Allora, Sentite. Yeah.
detto di. Soltanto che questo di dentro portava un significato diverso. Perché se io dico ho detto di, no? Però se quel di è legato, allora attenzione qua. Non so che cosa pensate, dice Tiberi, è impazzito, mentre facevo quei suoni, in generale un po' tutto il percorso che a un certo punto mi ha portato ad utilizzare dei suoni gutturali, no? Allora, c'è una cosa importantissima che può essere per alcuni, per chi già ce l'ha, non è un grande problema. Per chi invece lo deve raggiungere, può essere un obiettivo interessante. L'unione fra la volontà e l'azione. Qui tiriamo in ballo Patanjali, lo Yoga Sutra di Patanjali. L'unione tra la volontà e l'azione, se non c'è niente che si mette in mezzo tra la volontà e l'azione, con il suono della voce, si riesce a comprendere il segreto di tutti i linguaggi. Allora, non so se avete notato, se non sapete che cosa dire, non sapete che cosa dire, si sentirà che c'è uno scarto di tempo tra il momento del pensiero e il momento della verbalizzazione. Se voi sapete cosa dire, ci sarà un'unione ritmica perfetta. Sicuramente lo sviluppo del senso del ritmo aiuta moltissimo. Però il capire che cosa andare a dire, la scelta delle sillabe, in parte è data dall'esperienza, in parte invece è data proprio da questo punto di contatto magico, ritmico, fra la vostra volontà e la vostra bocca, il vostro respiro, il suono, la vostra vibrazione, il suono della vostra voce. Chiaramente alcuni elementi fondamentali nell'atto fonatorio, uso un termine tecnico, sto per andare al convegno di vocologia artistica, al convegno internazionale, andrò insieme al grandissimo Hussein Atta, che è il cantante dell'orchestra di Piazza Vittorio, che lui canta benissimo il Corano. Devo andare a portare una relazione appunto sul canto del Corano e vado con uno vero, uno che lo sa cantare veramente, no? Non mi sarei mai permesso di cantarlo io, non per motivi religiosi, perché magari posso essere validamente spirituale, ma proprio l'arabo non è per me, non l'ho studiato, figurati, no? Anche se un po' conosco la scala coranica, quella egiziana, però non mi sarei mai permesso di andare ad un convegno così importante e mettermi a cantare io, ed anche Albert Era che mi ha invitato, abbiamo appunto tutte e due, diciamo, troviamo uno che vero. E fortunatamente tanti anni fa conobbi Hussein Atta e quindi questo, vabbè. Quindi parlavo in un linguaggio scientifico perché lì andrò in un posto dove ci sono parecchi medici, no? Che interessati alla voce. Sì, vado lì da Fussi, la seconda volta che vado. Dunque, dicevo, no? Nell'atto fonatorio non è che c'è soltanto il ritmo e la volontà del cervello. Nell'atto fonatorio c'è anche il nostro stato vitale. Il nostro stato vitale. Com'è il nostro stato vitale? Quanto il nostro stato vitale influenza la vibrazione di base delle corde vocali e riesce a portare l'energia del nostro stato vitale all'interno della voce e come questa energia riesce a rendere credibile quello che stiamo dicendo, che sia esso un discorso interessante oppure che state semplicemente verbalizzando dei suoni senza significato. Man
Provateci un pochino voi, provate un pochino voi a sillabare, vedete se riuscite a un certo punto ad entrare, a far subentrare questa vibrazione gutturale che vi permette di creare non tanto una melodia di armonici, quanto proprio degli accordi, cioè una verticalizzazione di formanti, no? E di parziali, anzi. Una verticalizzazione di armonici. Quindi andate come a costruire degli accordi in cui possono esserci anche quattro suoni contemporaneamente. Ora sto seduto in una poltrona che scende un po' giù. Ah, un altro elemento importante, la gestualità. Della gestualità ne parlavamo ieri, no? Nel corso che sto facendo dall'altra parte. E, mi chiedeva Vittorio Canavotto da Torino, mi chiedeva quanto fosse importante la gestualità. Io l'ho detto già altre volte durante altre lezioni, la gestualità è fondamentale. È fondamentale perché è rafforzativa del discorso che stiamo portando avanti. Se vedessimo questo aspetto della voce da un punto di vista yogico perché chi non lo sa, in sanscrito la G è dura, quindi non si legge yogico, si legge yogico, però noi ci fa ricordare l'orso yogi, quindi ci fa un po' ridere. Sembra poco serio, però è uno yogi, è una yogini. Quindi, in un discorso yogico, se nella lingua indiana alap, l'apertura del alap in sanscrito significa discorso, quindi l'apertura di un raga indiano, c'è cioè una vocalizzazione in cui vengono usate anche delle sillabe, e queste sillabe, spesso, senza significato, se noi guardiamo tipo il Drupad, in quella parte nell'alap c'è soltanto una sillabazione, non si canta un mantra o un componimento poetico che in genere in un'altra parte del canto emerge, però può anche accadere dentro un alap, però non si riconoscerebbe perché è tutto quanto così dilatato. Il cantante rafforza,
rafforza il suo canto attraverso una gestualità anche simbolica molto molto importante. Perché sto parlando piano, a meno che non si sta scaricando la batteria del preamplificatore. Ciao Masushu, anche adesso se parlo così sono basso di volume? Sono basso di volume anche adesso? Vi risulta? Boh. Forse si sta scaricando la batteria. Potrebbe anche essere. Allora, vediamo un po'. Sì, il volume si era abbassato un po'. Adesso si sente bene? È forse perché sto parlando prima, stavo parlando... Che significa no, Gianluca? Si sente male o si sente bene se parlo più forte? Perché sennò cambio microfono, adesso non faccio in tempo a cambiare la batteria, cambio direttamente un microfono che magari è meno efficace, si sente bene? E ok, allora vado avanti. Forse stavo parlando piano per rendere più misterioso il discorso. Ok. Dicevo, nella gestualità del cantante c'è un rafforzamento, eh sì, perché sto alzando il forse, prima stavo parlando troppo piano. Allora, c'è un rafforzamento del significato del discorso che si sta facendo, anche se è un discorso sillabico, non a caso, io prima quando facevo... Ciao Antonella. Adesso ho parlato d'India e mi escono delle cose indiane, no? Però la gestualità è molto importante. Allora, facciamo un passo indietro. Cercate anche di sincronizzare nella vostra sillabazione, che deve essere un linguaggio primordiale, nel senso, sono dei suoni che sono comuni a tutti quanti i linguaggi del mondo, come, che ne so, il pianto di un bambino o la lallazione di un bambino. Cioè è una lingua primordiale perché viene compresa dalle mamme, dai papà e non solo da loro, di tutte le parti del mondo, quando il bambino ancora non parla. Quindi qual è la lingua originale dell'essere umano? Domanda. Federico II di Svevia condusse degli esperimenti a riguardo per cercare di capire qual era la lingua originaria dell'essere umano. Allora, delle cronache che ho trovato in un libro di Alessio Di Benedetto, cito soltanto l'autore perché i numeri del cosmo, mi ricordo come si intitolava il libro, mi sto rimbambì un pochino, soprattutto quando faccio questi discorsi qua, no? Quando faccio queste lezioni, in qualche modo io improvviso il discorso e c'è come una parte del mio cervello che è collegata non si sa bene dove, e a un certo punto mi fa dire delle cose che in parte conosco, sono frutto gran parte di elaborazione personale, e in parte invece mi sorprendo anch'io che mi escono fuori delle cose che magari ho assimilato in un momento passato e avevo addirittura dimenticato, non ricordavo minimamente di ricordarle, e a un certo punto mi affiorano nella mente e vengono dette. Allora, questo nell'esperimento che condusse, credo sia vera la storia, Federico II di Svevia, era quello di vedere un bambino se non veniva soltanto nutrito e doveva essere cresciuto nel silenzio più totale. Perché lui voleva scoprire qual era la lingua originale dell'essere umano. Quando a un certo punto questo bambino sarebbe cresciuto, in che modo si sarebbe espresso se le persone che lo accudivano non gli parlavano? Fece l'esperimento con diversi bambini, sono morti tutti. La mancanza del contatto vocale non ha permesso
la sopravvivenza di questi neonati. L'essere nutriti e basta, Federico Nero, perché che cosa sai altro che di Federico II, Chiara? Sono curioso, se ti va scrivi due righe, insomma, non so, adesso io so questa storia che a noi chiaramente potrebbe suonare mostruosa. È chiaro che lì stavamo in altri tempi e personaggi come Federico II di Svevia avevano un potere di vita e di morte anche sulle persone, e probabilmente i figli di gente molto povera, di gente molto umile, venivano anche così, purtroppo è terribile, sacrificati. Ma lui magari non pensava che sarebbero morti, no? Perché